Eccoci qua, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario & Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video ho affrontato il Ghiacciolem vincendo al secondo tentativo perché, boh, il primo non lo so. Diciamo che i primi tentativi sono sempre di assestamento. Dunque oggi ci aspetta un nuovo posto da andare a visitare. Non ho idea di quale sia, Sentieri Spettrali, Mondo 3, allora è questo amico mio. Non si sfugge ai Sentieri Spettrali. Haha! Qua si è aperto tutto. Ma qua si è... Ma come? Allora, abbiamo il potere del nostro amico da mettere qui. E eccolo qua. Wow. Easy peasy proprio. Ah, ok, ok. Continuiamo allora. Il nuovo potere del nostro amico ci permette di spostare le statue e metterle sopra altri oggetti. Ah, monete rosse. Buono. Ah, ma devo fare sto giochetto, devo fare ogni volta ora. Oh, santo cielo. Vabbè, piuttosto facile questa, eh. Nuova arma? Possibilmente nuova arma? Sì, alright. Buazuka. Non so perché ci ho messo una K in mezzo, così a caso. Non so ancora come fare. Oh, cielo. Oh, snappity snap. Vai, andiamo ai mondi spettrali. Vorrei arrivare almeno al mini boss, al mid boss. Sentieri Spettrali, un nome davvero azzeccato direi. Ah, non c'è traccia di Bowser Jr. o di Spawny, potrebbero essere ovunque. Una mail di Bowser fan! Complimenti, avete scavato i Sentieri Spettrali. Splendidi, vero? Date un'occhiata al cancello che vi sta di fronte. Oh, figo! Wow, il nostro angelo custode è proprio bravo! Dietro il cancello lunare si cela la cura per la pioggia che ha colpito e devastato il regno dei funghi. Un campione da troppo tempo assopito si risveglierà e metterà tutto a posto. Ma per raggiungerlo dovrete trovare le due... reliquie della virtù. Trovate le reliquie e il campione, tale signor Tasmafan, si risveglierà e sarà lieto di cantare per voi. Tasmafan, che nome... strano. Oh, sembra una cosa carina. Beh, non abbiamo molti indizi, ma almeno sappiamo cosa fare. Andiamo a cercare le reliquie. Che dite? Beh, probabilmente Tasmafan, secondo me non è neanche il boss, sapete? Secondo me è solo uno zuzzurellone che ci aiuterà nell'avventura. Potrebbe... Ha detto campione la lettera. Se la lettera dice che è un campione, non può essere altrimenti. Ah, qui mi sa che ci vanno le reliquie, eh? Ah, sì, reliquie della virtù. E l'altra che reliquie è? Il Santo Graal. No, tutti e due della virtù, va bene. Oh, prima battaglia, va. Ho visto un attimino il team, magari è meglio mettere Rabbid Peach, non lo so. Vediamo come va. Wow. Sembrano agguerriti. Wow, battaglia sofferta. Sofferta davvero, sono tostissimi. Sono tostissimi. Ah, ci hanno ricaricato del tutto però. Ah, ecco perché. Ecco, ora capisco perché era tosta. Beh, mi sta bene allora. Ah, si è aperto il cancello. Ah, ma anche altri cancelli. Ok, andremo da tutte le parti allora. Ok, la prima strada dove ci conduce? Ci condurrebbe dritta, ma no, troppo facile. Praticamente le strade laterali hanno solo dei collezionabili, musiche e personaggi 3D. Va bene, nulla di che allora, possiamo tirare dritto. Oh. Io qua non me lo conta, non so perché, ma ho fatto uguale a questi. Quindi non so che dirvi. Forse non va. Proseguiamo, va. Mondo 3-2, BB7T, che bello. Avevo proprio voglia di giocare a BB7T. Dai, let's battle! Ah, maestri del teletrasporto, i BB7T. Ok. Quindi hanno tipo un timer?
Attacchi a distanza e teletrasporto. Ma ci picchia. Buono, me l'ha fatto buono. Dai che lo prendo da qua su. Preso, grande. Ora so problemi. Beh, bene o male posso colpirli tutti, insomma, con attacchi a distanza, quindi non è un gran problema. No, anche la mia? Quanto raggio c'ha la mia arma? Io cerco sempre di posizionarmi in punti strategici, però a volte sbaglio e premo punti che non vorrei, però ogni tanto ci azzecco pure io a fare qualche giocata decisa. Bene, va bene. Non mi faccio problemi a dire che Mario Rabbids credo sia il mio personaggio preferito per il momento di questo gioco. Assolutamente MVP. Martello d'oro. Abbastanza fastidiosi, Bubusette, te, però ce la caviamo. Con un po' di difficoltà, ma ce la caviamo. Easy. Penso di essere nei turni, sì, perfetto, infatti. Molto, molto buono. Ah, niente ricarica, eh. Ok, proseguiamo allora. Ah, ma qui c'è la statua allora. Mi chiedo se si possa portare con noi. Sì, possiamo a quanto pare. Beh, allora si fa. Non capisco però il senso di metterla così lontano. Cioè, solo semplicemente design? Ma... Oh, funghetto! Bene, mi serve. Grazie. Un nuovo tarocco. Ah, ok. Voglio. Sì, ma sto saltando tre quarti della mappa. No, non dovevo venire qui. Oh no, ci sono anche i Bu. E ci inseguiranno. Oh cavoli, ci teletrasportano ad un altro punto del campo di battaglia. Speriamo di essere una cosa un pochino fatta bene. Quindi i Bu stanno fermi in teoria, no? E poi io posso muovermi come mi pare nel caso.
Spero di aver capito bene. A quel buco guarda di là e non mi ha visto. Posto. A me si muovono. Ah, cambiano posto. Ho capito. Bravi. Sarà un piccolo problema ora. Piccolo, non grosso. Ah, becchiamo anche l'inchiostro, non me ne ero accorto, meglio! Peach scudo e via nemici! Oh, eccolo, vediamo in azione il Boo che fa e mi riporta all'entrata. Vabbè, devo stare attento allora. L'ho detto già altre volte, ma sto carro armato in miniatura è una bellezza. Utilissimo. Allora, sti Boo mi danno un po' di filo da torcere, ma... più che altro mi riportano sempre all'inizio della mappa. Mi stanno a piapere un culo! O ho letto male io che mi portano in un punto casuale, che è probabile. Oppure, boh, il punto casuale è sempre all'inizio della mappa. Può essere pure. Conoscendo i nerf e i malus che è dal gioco oramai. Sta partita va avanti da un bel po', vediamo di chiuderla. E sì, l'inchiostro è il nuovo malus che ci dà il gioco, non ci fa attaccare con le armi. È una bella sfida sarà. Carini questi Boo. Nulla di troppo complicato, mi riportano sempre all'inizio della mappa. Ah cavoli, 7 turni? 5 era il massimo? E allora forse... loro pensano che lo finisci con specifici personaggi o qualcosa del genere. Si aspettano questo, forse. Ma non è importanza, dai. L'importante è finirlo. Poi per le sfide precise c'è tempo. Ah! Dite che quel grammofono potrebbe essere una delle reliquie della virtù? Ah, potrebbe essere, sì. Perché no? Mi sembra di aver visto un piedistallo d'oro simile da qualche parte. Ma dove? Devono essere collegati in qualche modo. Forse prendiamo quei grammofoni e leviamoci ritorno. Questo posto mi farebbe accapponare la pelle se l'avessi. Bravo, Bipo. Allora, spero di non incappare in alcuna maledizione ora che prendo il grammofono. O forse sì. Ah no, si apre la porta. In realtà... mi sono saltato mezza mappa, in realtà. Quindi ora la faccio. Ah, pieno di collezionabili per chi ama il completismo come me. Eccoci qua coi piedistalli. Allora, questo va qui, immagino. È oro. Tutto a posto, sì. Non è che manca qualcosa, no? Ah, si apre una nuova strada. Ah, bella. E allora magari la vediamo la prossima volta, eh? E prendiamo anche l'altro piedistallo sicuramente nel prossimo episodio. E poi ci sarà il boss. Ah, siamo chiaramente sulla strada giusta. Vediamo se il nostro ineffabile ammiratore ha qualcosa da dirci. A quanto pare sì, Bipo. Avete trovato una delle reliquie. Spero sia stata un'esperienza particolarmente sgradevole. Cosa? Ah, per i nostri nemici. Beh, meno male. Per ottenere la seconda reliquia della virtù dovrete affrontare un viaggio lungo e pericoloso, al termine del quale probabilmente vi attende una fine orribile. Divertitevi! Beh, voglio sperare che questo Tasmafan valga tutta questa fatica. Ma se c'è anche solo una possibilità che possa aiutarci a sconfiggere Bowser Jr. e a salvare Spawny, dobbiamo provarci. Bene, allora direi che per questo video è tutto, amici. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre i link a Instagram e Telegram dove pubblico aggiornamenti e quant'altro. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi
ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!